Esserci sempre è la sintesi della quotidianità del nostro impegno e l'idea del poliziotto a servizio concreto del cittadino. Esserci sempre vuol dire presidio di legalità. Così il questore Bruno Megale, ad un anno dall'insediamento, ha voluto racchiudere nel suo discorso il senso e l'importanza del 164esimo anniversario della festa della Polizia di Stato, quest'anno celebrata al Teatro Regina Margherita. Un affettuoso saluto dopo la lettura dei messaggi del Capo dello Stato, del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia, quello che il questore ha voluto porgere alle autorità e a tutti i poliziotti intervenuti alla cerimonia. Occasione anche per tracciare un bilancio dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo anno. Esserci sempre per noi non è soltanto un motto privo di contenuti, ma vuol dire la quotidianità del nostro impegno, vuol dire essere vicini al cittadino. E questo esserci sempre è anche un modo per ricordare tutti quelli che si sono sacrificati per questo obiettivo. E per me è motivo di grande orgoglio oggi premiare i poliziotti che si sono distinti in questo. Oggi è la festa dei poliziotti ed è giusto dare quel riconoscimento per il sacrificio che queste persone hanno dato. Cercare di ottenere risultati sempre più soddisfacenti, essere sempre più vicini alla gente, dare un'immagine della polizia molto più vicina alla gente. Un ruolo ancora più importante in questo momento storico in cui stiamo vivendo un'allerta terrorismo particolarmente consistente, e per cui è importante rinforzare il concetto della Polizia di Stato, delle forze dell'ordine, per l'importanza del presidio che hanno sul territorio. Sempre al nostro fianco un'istituzione che insieme all'Arma dei Carabinieri è stata fedele al fianco della magistratura. 8 anni di procuratore della Repubblica a Caltanissetta, 8 anni in cui la polizia in tutte le sue articolazioni, dalla squadra mobile alla polizia stradale, è stata sempre un esempio di efficienza, ma soprattutto di vicinanza alla popolazione. La divisa della polizia è una divisa amata dai cittadini nisseni, ma da tutta la popolazione italiana. I cittadini si sono sempre rivolti con fiducia alla polizia e così anche noi magistrati ci siamo sempre trovati al loro fianco con ampia fiducia e con la speranza insieme a loro di intraprendere sempre un cammino di legalità, ma al servizio dei cittadini. Quarto concorso enogastronomico Memorial Giusy Marchica, ieri all'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo. Giusy Marchica era un insegnante che prestava servizio nello stesso plesso, scomparsa prematuramente nel 2013. Ieri gli studenti di cucina si sono cimentati nella preparazione di piatti vegetariani e nell'abbinamento col vino. Gli studenti di sala hanno servito e presentato le pietanze. Preside, quarta edizione del concorso, è una tradizione che si rinnova, ogni anno i ragazzi sperimentano nuove pietanze si mettono in gioco. Da quest'anno il Collegio Docenti ha proposto proprio l'istituzionalizzazione di questo concorso per ricordare la professoressa che ha dato tanto a questa scuola e ha contribuito allo sviluppo e alla notorietà dell'alberghiero, ma soprattutto ha contribuito al bagaglio culturale di questi ragazzi. E l'hanno voluta bene. È stata una professoressa stimata e, come dicevo poc'anzi, ha messo in campo quella che è l'empatia, cioè la capacità di immedesimarsi in loro e di farsi amare. E quindi è stata veramente qualcosa di esempio per coloro i quali affronteranno questo mestiere che è l'insegnamento. E sicuramente l'Istituto non può esimersi da non ricordarla e da fare il possibile perché ogni anno con questo concorso si possa ricordare continuamente quello che è stata la sua capacità di lavoro, capacità di mettersi in gioco, ma soprattutto la capacità di relazionare con tutti i colleghi e con i ragazzi. Preside, ciò che si nota anno dopo anno è un innalzamento del livello, perché i ragazzi assumono ogni anno che trascorre più senso di responsabilità, ma soprattutto maggiori competenze, e questo viene fuori anche nell'elaborazione delle pietanze, nel servizio, insomma in tutto ciò che fanno. Certo, sicuramente ogni anno i ragazzi sperimentano dei piatti nuovi, quindi non fanno esercitazione e ciò migliora la loro competenza, quindi la capacità di mettersi in gioco, ma soprattutto intendono dei piatti nuovi, sono quelli poi più importanti perché alla fin fine sono quelli che nel mercato vengono desiderati negli alberghi e nei posti dove c'è la ristorazione. Come sempre si preparano al loro futuro professionale? Sì, si preparano e cercano un pochettino veramente di immedesimarsi in quelli che sono i desideri di coloro che vanno negli alberghi e quindi si mettono in gioco, cioè con la possibilità di poter dare il meglio di se stessi.
L'ITIS dipinge. 60 studenti e gli allievi dell'Accademia di Pittura Eni Group Club si sono adoperati nell'ultimo mese in un inedito progetto di pittura che nasce da una intuizione di Giacomo Alessi, presidente del Consiglio d'Istituto e componente del direttivo dell'associazione dopolavoristica Eni Group Club Gela. Realizzati due dipinti di paesaggi moderni su tele con colori acrilici. La finalità è stata quella di avvicinare alla cultura pittorica ragazzi che provengono da studi prettamente tecnici. I lavori sono stati seguiti dall'insegnante dell'Accademia del Club, Valentina Catalano. L'obiettivo dell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico Morselli è quello di offrire la più ampia gamma di possibilità di offerta formativa ai nostri studenti. La collaborazione con l'Eni Group ci ha dato la possibilità di mettere alla prova questi studenti nell'area della pittura. Presso la nostra scuola il disegno si fa, ma è disegno tecnico, non è disegno artistico, quindi con questa occasione gli studenti hanno potuto mettere un po' a frutto la loro sensibilità e grazie alla bravura, alla pazienza della maestra, la dottoressa Catalano, sicuramente sono emerse delle abilità di questi studenti. Ma il nostro obiettivo non era solo questo, era anche quello di aprirci al territorio, di iniziare delle collaborazioni durature con soggetti sensibili alle problematiche degli studenti. In particolare mi sento di ringraziare il presidente dell'Eni Group, il signor Catalano, con il quale abbiamo solo iniziato oggi una collaborazione che proseguirà nel futuro e che comporterà l'avvicinamento dei nostri studenti anche ad altre attività, in particolare non solo artistiche ma anche sportive. Quando la signora mi scuso e mi ha parlato di questa iniziativa, onestamente ho colto la palla al balzo, perché diciamo che questo è il fine ultimo dell'Eni Group Club, cioè l'aggregazione tra i giovani. Da sempre portiamo avanti certe iniziative non solo sportive ma anche culturali, rivolte ai giovani non solo, ma anche a tutte le fasce di età. La collaborazione con la dirigente scolastica, la signora Ciotta, è stata molto proficua. Abbiamo realizzato questa manifestazione di pittura che si è svolta in due giorni e oggi c'è la chiusura, quindi il terzo giorno. Siamo molto contenti intanto della collaborazione, ma soprattutto di quello che è nato da questa collaborazione, cioè non solo quello che ha prodotto, ma anche il tipo di entusiasmo che è emerso tra i giovani. Dottoressa, le infrastrutture portuali di Gela vivono un periodo di assoluta sofferenza. Il nostro porto rifugio, che potrebbe essere la porta per il Mediterraneo, un punto di snodo importantissimo, ormai da decenni è insabbiato. Quali possono essere le soluzioni? Il porto di Gela è un porto regionale e quindi tutta la competenza sta in capo alla regione, che credo dialoghi anche con l'amministrazione locale, perché senza questi dialoghi istituzionali non si va da nessuna parte. Ho avuto modo di parlarne, di approfondire, di chiedere anche al sindaco di Gela, sollecitando anche una presa di posizione per non rimanere da soli ma fare sistema portuale. Proprio oggi il vice sindaco ha annunciato che la Giunta credo ha già deliberato la richiesta alla Regione di farsi promotrice con il nostro governo nazionale, affinché Gela venga accorpata al porto di Augusta e quindi anche al porto di Catania. Comandante, la vostra presenza qui è assolutamente oggi determinante, il vostro rapporto con gli ormeggiatori è un rapporto di assoluta simbiosi. Sì, non soltanto con gli ormeggiatori ma anche con tutti i servizi tecnico-nautici che orbitano intorno al porto e intorno alla gabineria. Mi piace sempre dire ai servizi tecnici, ai piloti, agli ormeggiatori e quant'altro, che sono i miei occhi in porto. Quindi è un lavoro che viene fatto in simbiosi con la capineria, per la capineria, e come se appartenessero anche alla capineria. Noi abbiamo scelto Gela per due ordini di motivi. Il primo,
come dicevo nel corso della relazione, lanciare un faro su una realtà attanagliata dalla crisi e quindi testimoniare la vicinanza di questa associazione, di questa categoria professionale ai colleghi di Gela. La seconda, noi riteniamo che Gela abbia le potenzialità per riprendersi e quindi in un certo senso attivarci coinvolgendo istituzioni, parlamentari, ministeriali, imprenditori al fine di poter ridare vita ad una realtà, diciamo così, in sofferenza. Noi in questo momento di crisi ci siamo messi d'accordo con l'associazione. Il Buon Guidi, qua presidente vicino a me, ha accolto il mio invito, il mio desiderio di portare l'associazione, quindi dare lustro a livello nazionale di questi lavori assembleari che di solito si tengono nei porti con carature anche europee, piene di strutture, pieno di economia, in un porto che non è più un porto, è un fantasma. Quindi continuo a ringraziarlo perché ha portato i lavori assembleari, non dimentichiamoci che l'oggetto è il servizio di ormeggio alla sfida europea, non è il porto di Gela, però siamo stati bravi, è stato bravo anche lui, a spostare l'attenzione sulla crisi che sta attanagliando Gela. Quindi il nostro compito era questo, sfruttare i lavori assembleari, farli, portarli qua, farli visitare la nostra città. E posso dire nel corso dei giorni passati è stata molto apprezzata. Il faro è stato acceso, adesso cosa accadrà? E questo sarà, noi continueremo ancora nella stessa direzione, ma avremo bisogno anche di appoggio. Ci sarà, io credo che sarà preso ad esempio, ci sarà altra gente come me che sarà convinta che prendendo iniziative come queste potrà far rimanere accesa quella luce. Inaugurazione dei nuovi spazi ristrutturati in seguito al finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale oggi alla Scuola Mattei di Gela. Il taglio del nastro è coinciso in occasione dell'ultima giornata di iniziative promosse in questa settimana dall'Istituto Scolastico in tema di legalità. Noi il seme lo dobbiamo buttare, questo seme troverà talvolta terreni fertili, talvolta l'aridità, però è compito della scuola questo farlo, la scuola assieme alle altre istituzioni. La scuola rimane forse uno degli ultimi baluardi in difesa della trasmissione di valori culturali e morali fondamentali per la società. Se perdiamo questa sfida, allora vuol dire che abbiamo perso la sfida per il futuro. Presenti oggi numerose autorità, il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale. Le manifestazioni che si sono svolte in tutta la provincia siano la chiara dimostrazione che il concetto di legalità prende piede e deve prendere piede principalmente tra i giovani e le future generazioni. Ormai è superato il concetto della scuola che serve solamente per far di conto, come si diceva una volta, per imparare la poesia a memoria. La scuola è un centro di formazione sociale dell'individuo, come la famiglia, e in accordo con la famiglia. All'iniziativa di oggi c'era anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Nello Musumeci. Per poter riuscire a creare un vero e proprio moto culturale nella nostra società, capace di neutralizzare ogni fenomeno criminale e mafioso, ci vorranno decenni. Se non cominciamo dalle scuole, tutto diventerà più difficile. Del resto, la mafia ha paura proprio della cultura, perché per 150 anni in Sicilia la mafia si è nutrita della umertà, cioè della paura di chi non vede, di chi fa finta di non vedere, di non sentire e non vuole parlare. E allora cominciamo dalle scuole per poter trasmettere un messaggio di coraggio e di rivincita. I nuovi spazi della scuola sono stati benedetti dal vescovo della diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. Se noi riuscissimo ad apprendere questo principio basilare che io considero, ripeto, il nucleo della legalità, quello del rispetto vicendevole, a partire da quello che è il territorio e quindi quello che le tradizioni e anche il passaggio dei nostri padri hanno lasciato, penso che questo sia il miglior modo per far crescere dei ragazzi al senso della legalità, cioè a quel senso, ripeto, della dimensione vera dell'altro. Il sindaco Domenico Messinese. La famiglia, ricordo che è il
l'elemento fondamentale su cui si basa l'educazione, e quindi la legalità parte dalla famiglia e l'amministrazione deve fare la cosa semplice, rispettare fare rispettare le regole, e le regole sono uguali per tutti. Sono Gabriele Giudice, Alessio Incorvaia, Omar Cicolone, studenti del liceo scientifico Elio Vittorini, vincitori del concorso Progetto Martina promosso dalla Lions Club di Gela. Al secondo posto si è classificata Martina Morana, terzo posto per Paolo Cagnes e Francesca Damante. Il progetto prevedeva la realizzazione di un video per la sensibilizzazione dei giovani alle malattie tumorali. I vincitori hanno ottenuto una somma in denaro offerta dalla Lions Club. Martina era una ragazza che ha perso la vita a seguito proprio di un tumore. Prima di morire ha espresso l'idea di diffondere meglio fra i giovani la prevenzione nei confronti di questa orribile malattia che è il cancro. Ecco, da lì è nato questo progetto, questo service, come noi lo chiamiamo, a livello nazionale. E noi ci siamo impegnati a realizzarlo anche a Gela. Gli stili di vita hanno un'importanza fondamentale, di grande rilievo statistico, nella prevenzione delle patologie tumorali. Sicché diffondere la cultura degli stili di vita sani, che hanno appunto questa efficacia statistica di abbattere l'incidenza dei tumori, e diffonderla proprio tra le nuove generazioni, è una mission dei Lions a livello nazionale, e che abbiamo voluto fare questa volta anche a Gela, e abbiamo voluto farlo anche grazie alla preziosissima collaborazione del liceo scientifico, della preside, di tutto il corpo insegnante, e questa volta abbiamo voluto farla con un maggiore coinvolgimento dei ragazzi. Il nostro presidente quest'anno, per focalizzare meglio questo progetto Martina, ha voluto che fossero estese agli alunni con un compito, in modo da focalizzare meglio. Anche per noi quindi è importante che i ragazzi acquisiscano consapevolmente corretti stili di vita, ma che riflettano criticamente su determinati comportamenti che non devono essere fatti o che possono essere fatti soltanto in determinate occasioni. Quindi la scuola non può non accogliere dei progetti così validi che in qualche modo possano aiutare i nostri ragazzi a crescere in maniera più corretta possibile. Durante l'iniziativa sono stati consegnati anche attestati di merito a Marco Battaglia, Antonio Cafà, Adriana Cinardo, Alessio Giardina e Noemi Iozza. ...7.400 firme certificate tramite il documento di riconoscimento e oltre 1.000 online. Il primo forum urbano promosso da Cantiere Gela per sostenere l'ADOS ha raggiunto il suo primo obiettivo. Tutti insieme ieri dinanzi al presidio sanitario di Via Palazzi per chiedere l'apertura della Breast Unit. C'erano tutti. Le firme saranno consegnate al direttore dell'azienda provinciale di Caltanissetta e al presidente della regione. Se entro il mese di giugno non si avranno ancora notizie certe, proprio in merito all'apertura, le firme saranno consegnate direttamente nelle mani del Ministro per la Salute, Beatrice Lorenzin. Si rischia di non poter più operare se a Gela non nasce la Breast Unit? Si rischia, se noi non ci mettiamo in regola entro il 2016, di non avere più la possibilità di operare le mammelle. Voi avete saputo che noi questa struttura l'abbiamo attiva da diversi anni. Noi abbiamo lavorato, io dico sempre, con una, avendo dato delle prestazioni come se avessimo una Ferrari e abbiamo una 500, noi vogliamo che ci diano la possibilità di avere tutto quello che è necessario per avere una struttura ben strutturata, e questa informazione che diamo alla città è importante perché la città deve sapere. Pensiamo che la Breast Unit come struttura deve nascere subito, come struttura di senologia complessa, perché in verità da 14 anni esiste una realtà
ospedaliera che produce ogni anno un mare di interventi per patologie tumorali e comunque a livello siciliano è una delle prime 10 in termini di risultati. Qual è il primo approccio quando una donna si rivolge alla vostra associazione perché le è stato già diagnosticato un tumore al seno? Ah, l'approccio è stato che subito si scatena una tegola in testa a queste donne. Allora noi siamo pronti a testimoniare e dire non avete paura, noi siamo testimonial di questo. Io ho 15 anni che sono stata operata qui dal dottore Di Martino ed è nata l'associazione proprio per questo, perché il dottore Di Martino, venendo dall'Istituto Europeo, cosa ha detto? Siccome là esiste un'associazione delle donne operate al seno che si trovano subito pronte nel letto operatorio e sostengono le donne prima, durante e dopo, anche le donne stesse si trovano, dice beh, ce l'hai fatta tu, ce la faccio pure io, hai capito? E i medici stessi trovano la paziente molto rilassata e preparata ad andare in sala operatoria. Che noi che abbiamo avuto comunque un tumore sappiamo ciò, cioè qual è il percorso che ogni donna deve percorrere, quindi siamo vicino e lo saremo finché Dio vorrà proprio a sostegno delle donne, perché le donne a Gela, soprattutto nel territorio limitrofo, non deve mancare nulla. Quando io ho scoperto di avere questo tumore, mi hanno detto che dovevo essere operata. Avevo deciso prima di operarmi qua, ma poi ho pensato l'unica cosa è andare fuori, come si pensa sempre per noi siciliani. Arrivata lì ho trovato una dottoressa, Leo, mi ha detto ma voi avete in Sicilia, Gela, un professore bravissimo, perché non si fa operare lì? E quindi dico, io ero un pochino titubante all'inizio, sai come dico, ma sono venuta fino a Milano e mi dicono di scendere in Sicilia, a Gela, poi... La dottoressa mi ha detto per ben 3 volte con una certa sicurezza, proprio signore, è come se la operassi io, c'è il mio collega, il dottore Di Martino, la opererà come se fossi io. E allora sono scesa qua, ho trovato un ambiente bellissimo, accogliente, oltre che persone brave, preparate, le volontarie, sono veramente degli angeli, veramente. Infatti oggi sono venuta con grande piacere da Agrigento per essere presente a questa manifestazione. Il centrodestra Gela si compatta, prove di dialogo intense sabato scorso nella sede di Forza Italia, una vera e propria riorganizzazione al fine di costruire un progetto di rilancio della città. L'incontro è stato promosso dal deputato regionale Pino Federico, commissario cittadino di Forza Italia. Il centrodestra sta iniziando, si ricombatta, ma sta iniziando un percorso che ci deve portare a creare un'alternativa politica per questa città, per questo territorio, perché purtroppo oggi c'è stata da 20 anni, c'è solo una monoproposta, ultimamente è arrivata la proposta di Grellini, che sappiamo come è andata a finire, c'è una litigiosità e non governo, per cui noi insieme cerchiamo di creare una proposta finalmente di rilancio anche amministrativo di questo territorio. Erano presenti il segretario cittadino di Noi con Salvini, Antonio Giudice, Bruno Antonuccio del Partito Socialista, Gaetano Minardi di Fratelli d'Italia e Grazio Trufolo del Partito Liberale. Si potrebbe, Antonio Giudice, instaurare anche un rapporto di collaborazione con il Movimento 5 Stelle? Ma ovviamente chi sposa la nostra proposta politica e il nostro progetto è il benvenuto. Noi abbiamo iniziato questo percorso di unione fra tutti quelli del centrodestra circa un anno fa. Questo percorso non si è interrotto e lo stiamo portando avanti. Noi avevamo un progetto, il progetto era quello prima di ritrovare e rilanciare la destra, ma era propedeutica al discorso di rilanciare poi il centrodestra. Mi pare che a piccoli passi e a brevi tappe stiamo riuscendo a ricompattare quello che per me è l'alternativa naturale a questo disastro che la sinistra oramai da troppo tempo regala. Poi il sindaco messinese e compari hanno dato il colpo di grazia. Questa amministrazione non la capisco, non la vedo, non la sento, quindi praticamente è un'amministrazione ferma. Noi siamo nel centrodestra, culturalmente siamo nel centrodestra, noi riteniamo che comunque con leggere differenze siamo obbligati a stare assieme, perché il danno prodotto dal PD prima negli ultimi 20 anni, dai Grillini adesso, insomma in un anno di amministrazione abbiamo capito, insomma, che praticamente amministrare per loro è una cosa complicata e quindi siamo obbligati a stare assieme. La prima tappa fondamentale è quella di stabilire regole chiare e soprattutto un programma talmente tanto ambizioso da portare Gela a quel ruolo nel Mediterraneo, quindi non solo in Italia, che le compete.
Nei prossimi giorni le segreterie dei partiti terranno degli incontri con tutti i movimenti che fanno riferimento al centrodestra locale al fine di dare al territorio e alla città una alternativa politica seria, valida ed efficiente. E l'NCD non fa parte del gruppo? No, l'NCD, anche perché è la scelta, a livello nazionale governa con il centro-sinistra, a livello regionale dà appoggio al governo di centro-sinistra, per cui penso che oggi non ci sono le condizioni per stare con noi. Gela, cimitero monumentale, pochi passi dal centro storico, dal salotto della città. Prestigiose cappelle storiche, antichi monumenti e sepolcri che raccontano la vita e la storia di una comunità. Un campo delimitato da mura che appare abbandonato da tutti, se questo è un cimitero. Le sterpaglie crescono ovunque, talvolta ostacolano o impediscono addirittura il passaggio a piedi tra i viali dove riposano i nostri cari. Negli spazi aperti in cui riposano defunti che hanno avuto la loro degna sepoltura in un campo senza monumenti e senza coperture, l'erbaccio è alto ormai più di un metro. È tutto un trionfo di squallore e degrado. Non si distingue più il sacro spazio, per chi crede nell'aldilà è uno spazio sacro, sì, tra il luogo della sepoltura e lo spazio per rifiuti e sterpaglie. Non osiamo nemmeno immaginare cosa potrebbe accadere qualora accidentalmente un mozzicone di sigaretta finisse in uno di questi spazi di erba secca. Umiliazione, indignazione, vergogna, difficile distinguere il sentimento prevalente. Non vi è traccia di rispetto per la memoria storica di un popolo. Ma si sa, spesso l'uomo ha la memoria corta e questa rappresenta la madre di tutti i disastri, inebria di senso di onnipotenza e immortalità e ci allontana dalla realtà, dal confine tra la vita e la morte, se questo è un cimitero. Sì, è molto degradante vedere una situazione del genere. Tra l'altro dovremmo ricordarci tutti che, così come diceva mia madre, comunque altri congiunti, la vera casa dovrebbe essere questa. Se questo è il modo di poter ospitare tutti noi, è veramente una vergogna. Basta vedere le immagini, vedere la sterpaglia che c'è, le tombe, specialmente quelle che sono messe a terra, come dire, non hanno nessun rispetto, quindi, per queste tombe e queste anime. Dovremmo sapere tutti che un giorno o l'altro saremo tutti qua. Senza contare che questo cimitero monumentale è veramente molto antico, potrebbe addirittura essere visitato per le cappelle, i monumenti che sono custoditi all'interno di quest'area. E questo dovrebbe essere un fiore all'occhiello. Tra l'altro il cimitero monumentale, essendo che si trova proprio al centro della città, quindi che difficilmente oramai ce ne sono, perché oramai, come sappiamo, tutti i cimiteri sono al di fuori, dovrebbe rappresentare proprio una carta di identità per la città di Gela. Non vorrei che questa carta di identità, appunto, è quella che poi di fatto è Gela, quindi è degradata in tutti i settori e purtroppo anche il cimitero è degradato. Gennaro Di Carlo, allenatore di Capo d'Orlando di Serie A1, viene invece qua a Gela per un'iniziativa dove la pallacanestro si cerca di inculcarla proprio ai più piccoli, ai più giovani, bambini di scuola elementare e addirittura materna. Il basket chiaramente è un fenomeno che deve partire dal basso, necessariamente la base sono i bimbi e dunque è da qui che nasce tutto. La passione di Salvatore nasce da quando eravamo bimbi tutti e due, e dunque questa passione porta poi dopo a dei grandi traguardi. Oggi chiaramente in Sicilia la società di riferimento è l'Orlandina Basket, ma credo che realtà come questa di Gela, che voglio dire stamattina porta 1000 bimbi in palestra, e di assoluta eccellenza, dunque sono fenomeni questi che andrebbero portati ad esempio in tutto quello che secondo me è il territorio nazionale, non soltanto quello siciliano, e sostanzialmente tutto nasce da qui. Ha fatto un esempio che poi però, come dire, riesce ad essere difficilmente collocabile nel nostro territorio. Sia lei che Bernardo avete amato la pallacanestro, perché a Caserta c'era una squadra di A1, c'era una squadra che addirittura ha vinto un campionato e quello è diventato il traino. Qua fare innamorare questi bambini di uno sport dove non c'è una squadra che fa da riferimento e da traino è ancora più complicato, immagino. Ma da questo punto di vista a me piacerebbe un po' allargare gli orizzonti, significa che mi piacerebbe tanto che questo fenomeno che personalmente sto vivendo a Capo d'Orlando, che è la Serie A, diventasse un fenomeno non più della città Capo d'Orlando, ma un po' il fenomeno del territorio Sicilia, dunque un'eccellenza siciliana in tal senso. E dunque mi piacerebbe allargare gli orizzonti e far sì che un domani anche i ragazzi gelesi abbiano come riferimento la città di Capo d'Orlando in quanto squadra di A1 e avere gli idoli anche se sono, voglio dire, a Capo d'Orlando. Io credo che con Gennaro
avere vissuto il sogno di Caserta, quella è la classica dimostrazione che partendo da zero, da niente, quattro ragazzi casertani alla fine, se vedete la finale scudetto vinta a Milano, una squadra fatta da credo 10 decimi del settore giovanile, la maggior parte casertani più due stranieri, forse più Sandro Dell'Agnello. Quello era l'esempio lampante che sognando, partendo da un settore giovanile importante, si possono aggiungere i traguardi. Oggi Gennaro rappresenta di più, Capodorlando rappresenta di più. Capodorlando è la dimostrazione che una città è risorta attraverso una squadra di basket. Oggi quella città vive di pallacanestro, non c'è un'economia, c'è un'economia parallela che si è sviluppata attorno a una società di basket. Era questo quello che volevo fare capire io agli amministratori gelesi tanti anni fa, e fin quando avrò voce per parlare continuerò a farlo. Gela ormai non vive più di raffineria e lo sappiamo benissimo. Gela può rinascere attraverso lo sport, attraverso il turismo, attraverso le bellezze locali. Lui è la dimostrazione che un uomo del sud ce la può fare, lui ce l'ha fatta, lui è partito facendo l'assistente in 10.000 squadre di settore giovanile, grandissima competenza, grandissima abilità, poi ce l'ha fatta, ha fatto la gavetta e è diventato allenatore di Serie 1, di una realtà importantissima come Capodorlando, non della società ultima arrivata. Quindi oggi lui testimonia quello che può fare un ragazzo del sud, testimonia quello che può fare una società del sud in un territorio difficile come quello che può essere Gela, ma che non era meno difficile sicuramente Capodorlando di qualche anno fa.